Una buona giornata e benvenuti alla prima edizione del nostro telegiornale che apriamo parlando dell'applicazione Immuni che sarà sperimentata proprio nella nostra regione. In questi giorni polemiche riguardo la tutela della privacy, anche noi abbiamo chiesto al professor De Paulis, docente di informatica dell'Università di Teramo, se l'applicazione possa davvero rappresentare un rischio. Il servizio è di Giuseppe Dintino. Ma secondo lei, quando utilizziamo un servizio gratuito, siamo sicuri che non stiamo pagando con i nostri dati a volte? C'è diffidenza verso l'app Immuni, l'applicazione smartphone per il tracciamento dei contagi. Da inizio giugno sarà sperimentata in tre regioni, Puglia, Liguria e nel nostro Abruzzo. La polemica riguarda la privacy, innanzitutto perché il sistema di tracciamento è realizzato da Apple e Google e la versione italiana dell'app è a cura di Bending Spoons. Non credo che società come Apple e Google abbiano bisogno di particolari app terze, come nel caso di Immuni o di altre applicazioni, per poter effettuare, se loro desiderano, un tracciamento di quelle che sono le nostre informazioni. Nel senso che ci siamo già in un grande contenitore, che è appunto sviluppato da quelle due stesse società che hanno rilasciato le funzionalità di quel tracciamento per quanto riguarda nell'ambito di Immuni. Insomma, non occorre di certo Immuni per dare in pasto ad aziende e governi dati a cui potrebbero già accedere facilmente. Tra progresso tecnologico e tutela della privacy, infatti, il discorso si infittisce. I telefonini, ad esempio, già rappresentano una piccola spia che teniamo in tasca, un mezzo dalle grandi potenzialità, ma che dovremmo imparare ad usare con coscienza. È qui che bisogna costruire in realtà un percorso importante, non solo tecnologico, ma soprattutto culturale, di quella che è una cultura della riservatezza dei dati. Perché le tecnologie non sono fini a se stesse, ma dipende dall'utilizzo che se ne fa. Faccio un esempio banale: quante volte installiamo delle app che ad esempio ci danno una funzionalità di torcia senza dare peso a quali informazioni accedono sul nostro cellulare? Fino a poco tempo fa vi erano delle app che chiedevano l'accesso ai contatti per accendere una torcia, ma perché? Noi probabilmente le installiamo per la velocità e la necessità di utilizzare quel servizio, ma senza leggere appunto a quali dati si fa accesso. Allora, già lì una cultura permette di fare un primissimo filtro, perché alla fine il filtro più importante siamo noi nel capire cosa utilizzare o cosa no. Quello che mettiamo su internet non viene mai cancellato, non è possibile cancellarlo. Però lo sai quale potrebbe essere una proposta che se ne parla tanto e non si riesce mai? Quella di inserire nelle scuole, di reinserire, secondo un'ottica digitale, l'educazione civica, che diventa un'educazione civica digitale. Per quanto riguarda Immuni, però, i dati dovrebbero essere raccolti in forma anonima e l'app non ricorrerà alla geolocalizzazione. Per questo il garante per la privacy, Antonello Soro, ha dato il via libera alla sperimentazione. Io la installo, sono sincero, la installo perché dal comportamento che ho visto nel codice vengono trasferiti i dati che sono quelli che sono stati fin d'ora dichiarati. Ovviamente, permettetemi, aspettiamo l'ultima versione che sia quella ufficiale che sia rilasciata e quindi, ma assolutamente la installerò. Numeri importanti all'IZS di Teramo nella lotta contro il Covid-19. Ad oggi sono stati analizzati circa 55.000 campioni provenienti dall'Abruzzo e da Bergamo. I laboratori dell'ente riescono ad analizzare fino a 1.800 campioni al giorno con l'impiego di 60 persone organizzate su più turni. Il servizio è di Tania Bonnici Castelli. 1.800 campioni Covid al giorno, 55.000 negli ultimi 2 mesi, un metodo di analisi infallibile. E questo in sintesi l'impegno dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise di Teramo, che è diventato un simbolo di efficienza, una certezza scientifica nazionale in questo periodo storico di pandemia. Ad oggi complessivamente abbiamo esaminato oltre 54.000 campioni, con delle punte superiori a 1.800 campioni al giorno. Raggiungere questi numeri ha richiesto un grande sforzo organizzativo e anche un'ottimizzazione del metodo analitico. Attualmente oltre 60 operatori sono dedicati all'attività diagnostica, sono organizzati in 8 squadre su due linee separate di lavorazione e di lavoro, quindi per assicurare la completa separazione tra le fasi analitiche e queste linee di lavorazione e quindi assicurare l'operatività del laboratorio anche in caso di contagio di un operatore.
Il 16 marzo scorso il Ministero della Salute ha autorizzato gli ZS di Teramo ad entrare nella rete Covid-19 della Regione Abruzzo e anche l'ASL di Bergamo ha firmato una convenzione con l'ente teramano per l'analisi dei tamponi. Un bilancio finora davvero importante che conferma quanto sia fondamentale per combattere le malattie il concetto di One Health, cioè la stretta sinergia tra medicina veterinaria e medicina umana. Si parla ormai da anni della medicina unica e del concetto di One Health. Questo è stato un passaggio dolorosissimo, ulteriore, per far capire che la salute dell'uomo è strettamente legata alla salute degli animali, all'ambiente, perché questo è un virus che è migrato dall'animale all'uomo, un cosiddetto spillover in ambito scientifico, ed è fondamentale che la medicina veterinaria sia accanto alla medicina umana tradizionale, che lavorino a braccetto. Io ho sentito i colleghi francesi recentemente, loro sono stati coinvolti nella diagnosi del coronavirus solo l'ultima settimana, cioè 7 giorni fa. Noi invece tutta la rete degli istituti zooprofilattici ha cominciato a lavorare sulla diagnosi del coronavirus, caso unico in Italia. Noi invece abbiamo fatto anche qui a Teramo degli studi epidemiologici, come quello che si è concluso a Caldari, per fortuna positivamente, dove abbiamo dato addirittura delle indicazioni alla medicina del territorio per superare almeno in certe zone la crisi. Adesso andiamo in esterna, in diretta con Paolo Renzetti, a cui do il buon pomeriggio. Siamo a Pescara, la Marina di Pescara per la precisione. Paolo, sei in compagnia del neo presidente del Marina di Pescara, Carmine Salci, a cui diamo ovviamente il buon pomeriggio e il ringraziamento per aver accettato il nostro invito. Linea a te, Paolo. Grazie, grazie Jacopo, buon pomeriggio a te, nostri telespettatori. Hai detto bene, siamo con il neo presidente del porto turistico Marina di Pescara, Carmine Salci, CDA, che si è insediato lo scorso 18 maggio, 10 giorni esatti. Presidente, siete già al lavoro, perché di lavoro ce n'è tanto da fare. Sì, abbiamo già riunito 2 volte il Consiglio di Amministrazione e la prossima settimana ci sarà una nuova seduta, perché stiamo cercando di recuperare il tempo perduto in questo malaugurato periodo di blocco totale. E noi abbiamo l'esigenza di riprendere immediatamente le attività, perché la stagione è alle porte, sia per quanto riguarda il diporto e sia per quanto riguarda tutta la parte commerciale della piazzetta e tutte le manifestazioni che noi ormai da oltre 10 anni facciamo tutte le estati per cercare di rendere vivo questo Marina. Inutile sottolineare, Presidente, che il calendario degli eventi estivi dell'estate, che ormai alle porte, risentirà e anche pesantemente di quello che sta accadendo, però mi diceva prima, noi andremo avanti, c'è molto spazio nel Marina di Pescara, c'è un grande anfiteatro e dunque le manifestazioni si terranno. Sì, intanto noi abbiamo immediatamente provveduto a mettere in sicurezza il porto alla luce delle nuove normative e abbiamo gli spazi adeguati per fare un certo tipo di manifestazione. Cercheremo di delimitare gli spazi così come stabilisce la legge e nel nostro anfiteatro, che normalmente ospita circa 600 persone, potremmo ospitare tra le 200 e le 250 persone opportunamente distanziate. Naturalmente questo ci ha portato a fare una riflessione sulla tipologia di manifestazioni da poter mettere in campo. Non ci saranno gli eventi di grande rilievo, almeno dal punto di vista della frequentazione e degli spettatori. Cercheremo di fare eventi un po' più di nicchia. Riproporremo la collaborazione con l'ente manifestazioni pescaresi per il Pescara Jazz, ci sono previsti alcuni appuntamenti per la parte relativa alla manifestazione ormai molto, molto conosciuta, che è quella circense con
la funambolica, che ormai si è affermata in questo contesto ed è una delle poche manifestazioni che si svolgono in Italia in questo settore. E quindi cercheremo di fare la nostra parte, perché ci siamo resi conto che anche la parte commerciale, con le attività che stanno riaprendo, non può essere lasciata sola. Cercheremo di essere a fianco sia del food che del no food che è all'interno del porto, perché ci rendiamo conto che quest'anno la sofferenza di queste attività sarà sicuramente molto più grande che nel passato. Presidente, alcuni eventi che si svolgono tradizionalmente, eventi importanti che si svolgono nel periodo della primavera, non ci sono stati, ma sono stati posticipati al prossimo turno. Mi riferisco a Sottocosta e alla Mostra del Fiore, per esempio. Purtroppo Sottocosta l'abbiamo dovuta diciamo non la terremo, perché naturalmente Sottocosta ha anche una situazione legata al tempo in cui si realizza. Se noi l'avessimo realizzata in autunno saremmo stati fuori tempo rispetto alle problematiche affrontate in una mostra di nautica da diporto. Con la Camera di Commercio abbiamo deciso di tenere le manifestazioni ormai storiche, che sono importanti sia per la Camera di Commercio che per il porto. Mi riferisco a Mediterranea, alla Mostra del Fiore e alle mostre legate al wedding, Pescara Sposi e l'altra manifestazione, perché noi riteniamo, abbiamo deciso di posticiparle tra settembre ed ottobre, perché cercheremo in questa maniera di allungare la stagione estiva. Siamo a Pescara, normalmente le condizioni meteorologiche ce lo consentono, perché l'estate finisce normalmente ad ottobre, e quindi cercheremo anche qui di fare la nostra parte, tenendo conto sempre del fatto che queste manifestazioni le dovremo tenere con maggiore accortezza, e tutto questo naturalmente sarà legato all'evoluzione della pandemia, dell'epidemia, che speriamo che sia ormai alle spalle la parte più pericolosa, e speriamo che, come dicono anche gli esperti, io spero che si sbaglino, non riprenda alla fine dell'estate con l'avvicinarsi dell'inverno. Prima di coinvolgere Jacopo Forcella dallo studio, c'è un'altra questione nel porto turistico, quella che riguarda il club nautico. Presidente, club nautico che è chiuso per vicende che ovviamente molti conoscono. Qual è il futuro del club nautico, che si trova ovviamente all'interno del Marina di Pescara? Sì, il club nautico è una struttura molto importante, una struttura grande, ed è all'attenzione già del nuovo consiglio di amministrazione. Abbiamo discusso, almeno nella prima parte del primo consiglio di amministrazione, della necessità di trovare una soluzione per lo sviluppo di questa struttura, e quindi naturalmente questa è una questione molto complessa, e noi speriamo che nei prossimi mesi si possa trovare una possibile soluzione. Naturalmente mi preme anche, siccome siamo in un porto turistico, fare qualche considerazione sul diporto, perché quest'anno noi avremo una stagione un po' diversa dalle altre, con la chiusura delle frontiere, molto spesso la impossibilità anche di uscire per le nostre barche e andare dall'altra parte dell'Adriatico. Ci ritroveremo ad avere un diporto più giornaliero, che partirà magari la mattina e uscirà la mattina e rientrerà la sera, e qui anche come consiglio di amministrazione ci stiamo ponendo il problema di potenziare i servizi del porto, perché ci sarà un po' più da lavorare, e quindi noi non possiamo non erogare i servizi essenziali ed importanti per il diporto. E poi un'altra questione è la questione
questione dei transiti, perché naturalmente anche qui ci sarà da lavorare per cercare, e il Consiglio di Amministrazione già ci sta lavorando insieme al direttore, per cercare di attrarre il più possibile i transiti all'interno del Marina, quindi favorire con qualche politica, con qualche situazione di vantaggio i transiti a fermarsi nel nostro Marina, e questo sarebbe anche questo un elemento che potrebbe in qualche maniera attenuare le difficoltà alle quali noi ci troveremo a dare risposte. Presidente, prima di chiudere questo collegamento dal Marina di Pescara, facendo un passo indietro, questi 3 mesi o quasi di lockdown a livello economico, voi vi siete ovviamente insediati da pochi giorni, a livello economico come hanno impattato, come hanno inciso sui conti del Marina di Pescara? Naturalmente hanno inciso in maniera importante, perché tutte le attività commerciali che sono state ferme non hanno come si poteva già presupporre potuto far fronte ai propri impegni, e quindi questo è un pezzo importante per i ricavi del Marina. Adesso dovremo trovare delle soluzioni con proprio queste attività, e per quanto riguarda invece la parte diportistica, certo c'è stata una difficoltà da parte dei proprietari di barche per uscire, quindi sono rimasti fermi, e naturalmente anche qui dovremo cercare di trovare qualche soluzione se sarà possibile. Naturalmente tenendo conto del fatto che il Marina è una società commerciale e quindi ha la necessità di tenere a posto il bilancio, e quindi cercheremo il più possibile di trovare le giuste soluzioni. Perfetto, grazie davvero al presidente, al neopresidente del porto turistico Marina di Pescara, Carmine Salce, per aver accolto il nostro invito di intervenire in diretta al nostro TG. Grazie a Loris Bennato per l'assistenza tecnica. Linea che può tornare a te, Jacopo. Grazie a voi. Grazie Paolo, grazie ovviamente al presidente Salce. Noi andiamo avanti con il nostro telegiornale, parlando di nuovo della vicenda Bussi, perché il Ministero dell'Ambiente ha inviato nei giorni scorsi una comunicazione all'ATIDEC-DEME per ufficializzare l'avvio del procedimento amministrativo di revoca dell'assegnazione del bando di bonifica per la discarica 2A-2B dei megaveleni della Monte Edison, proprio di Bussi sul Tirino. Alla società i dirigenti ministeriali hanno concesso 15 giorni di tempo per opporsi e controdedurre le motivazioni alla base del procedimento di revoca avviato. Il Ministero dovrà valutare eventuali osservazioni della ditta ed emanare il provvedimento finale del procedimento. Cambiamo argomento adesso. Il capogruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale ed ex assessore regionale alla sanità Silvio Paolucci contesta la politica sanitaria della Giunta Marsiglio, evidenziando anche l'esistenza di nuovi debiti. Vediamo. Paolucci, parliamo di sanità, parliamo soprattutto del project financing dell'ospedale di Chieti, perché ci sono delle novità. Sì, hanno sottratto 30 milioni per l'ospedale nuovo di Chieti, un atto illegittimo perché hanno tolto risorse certe e hanno messo risorse assolutamente incerte. È un atto al rischio di illegittimità, qualcuno come l'assessore Febbo presente alla Giunta è scappato, ma soprattutto le motivazioni. Hanno dopo 10 anni per la prima volta prodotto un debito, 66 milioni, non coperto dalle risorse del bilancio della sanità della Regione e quindi del Fondo Sanitario regionale, e pertanto per evitare l'aumento delle tasse hanno dovuto sottrarre a Chieti i 30 milioni in questo modo così illegittimo. Secondo lei adesso cosa accadrà? Beh, intanto accade che Marsiglio e il governo regionale sono smascherati, hanno dichiarato che i conti sono in ordine, invece loro stessi firmano una delibera nella quale dichiarano e firmano esattamente il contrario. In secondo luogo si presenteranno al Ministero garantendo delle risorse che invece sono sub iudice, e in terzo luogo mettono a rischio chiaramente a Chieti la somma di 30 milioni di euro. Ultimo, hanno scritto nella delibera che l'Abruzzo, le imprese, i cittadini rischiano l'aumento delle tasse. È una vergogna. Nel momento in cui avviene tutto questo, continuano però a sfornare delibere in cui aumentano lo stipendio dei direttori, dei dirigenti e dei manager, e fanno una norma che consente ad alcuni poteri forti, tra cui la sanità privata, di proporre transazioni per decine di milioni di euro. Questo è uno scandalo che noi non permetteremo mai, facendo ricorso a tutti gli organi di garanzia.
Adesso parliamo dell'Aveco di Martinsicuro, perché questa mattina è stato firmato dal Ministero del Lavoro il provvedimento di cassa integrazione per cessazione. A renderlo noto, l'onorevole Fabio Berardini della Commissione Attività Produttive della Camera dei Deputati. Sono felice, ha detto Berardini, di comunicare a tutti gli interessati che grazie al contributo di tutte le autorità istituzionali questa mattina è stato firmato dal Ministero del Lavoro il provvedimento di cassa integrazione per l'Aveco SPA in fallimento di Martinsicuro. È doveroso scusarsi, ha ribadito Berardini, a nome del Governo per i ritardi che si sono accumulati, ma sono felice che finalmente la questione si sia risolta in modo positivo. Finalmente i lavoratori vedranno riconosciuti i loro diritti, questo è il momento di lavorare a testa bassa ed evitare proclami, conclude il deputato Teramano. Uno strumento prezioso per favorire l'innovazione nelle imprese, quale fattore di competitività e di successo. Confindustria Chieti Pescara dà il via all'osservatorio dell'ecosistema innovativo. Andrea Costantini. Focus sulle nuove idee sono sempre fondamentali, lo diventano ancora di più quando il mondo dell'impresa deve rimettersi in moto dopo un lockdown, diventando fattore di competitività e di successo. Confindustria Chieti Pescara ne accompagna la creazione con l'avvio dell'osservatorio dell'ecosistema innovativo delle aziende di Chieti e Pescara, strumento valido per valorizzare il capitale umano impegnato proprio nel campo dell'innovazione, ideato in collaborazione con Federmanager Abruzzo e Molise e con il supporto di fondi dirigenti e portato avanti da Explo, lo spin-off dell'Università d'Annunzio nel campo della ricerca e dello sviluppo, soggetto vincitore del bando inerente all'osservatorio e che avrà il compito, tra le altre cose, di coinvolgere manager delle aziende eccellenti del territorio. Dunque una squadra fatta di competenze che punta alle nuove tecnologie attraverso l'uso di algoritmi che analizzano mole di dati importanti nell'ambito del Big Data. E cosa vogliamo trovare da questa miniera di dati? Il progetto grazie a questo riuscirà a mappare l'ecosistema locale per favorire gli incontri tra le stesse imprese, i portatori di interesse, approfondire la conoscenza sulle varie specializzazioni, rilevare anche i trend tecnologici e individuare distretti, reti, concentrazioni di aziende che operano in specifici ambiti settoriali o tecnologici. Anche quindi uno strumento importante di geolocalizzazione, dove insistono queste competenze tecnologiche. Ecco, questo favorirà anche futuri insediamenti da parte di imprese che vorranno investire in Abruzzo, quindi qualcosa che va ben oltre il codice Ateco. Pensate alle opportunità che si potranno creare con la ZES quando finalmente arriverà, per consentire a potenziali imprese di avere una mappatura delle competenze locali. L'osservatore accenderà dei riflettori sul nostro Abruzzo e fornirà indicazioni su quali siano le aziende capaci di attrarre maggiormente gli investimenti. Verrà realizzata anche una web app consultabile dalle aziende attraverso la quale si potranno individuare potenziali partner, avviare collaborazioni, insomma sfruttare tutte le energie messe a disposizione. Cronaca adesso: ha accusato un malore e ha fatto in tempo a chiamare con il suo telefonino i soccorsi descrivendo la zona dove si trovava, ma quando sono arrivati i sanitari del 118 con l'elisoccorso e l'ambulanza l'escursionista è stato trovato senza vita. È accaduto questa mattina dopo le 8:30 nei pressi del Sentiero delle Signore sul versante pescarese del Monte Morrone al confine dei territori comunali di Caramanico Terme e Santa Eufemia, dove l'uomo era andato a fare una passeggiata. Dell'accaduto sono stati informati i carabinieri che stanno accertando i fatti. Al momento non si conoscono le generalità dell'escursionista. Andiamo a Pescara adesso. L'assessore Eugenio Seccia ha presentato questa mattina nel corso di una conferenza stampa i nuovi servizi digitali che il Comune metterà a disposizione dei cittadini. L'app Municipium del Comune di Pescara, che era stata utilizzata per la prima parte dell'emergenza sanitaria Covid-19, ora offrirà nuovi servizi ai cittadini di Pescara. Assessore Seccia, è così? Sì, è già stata utilizzata per questa pandemia per comunicare ad esempio il ritiro, luogo, data e ora del ritiro del buono spesa ad esempio, però è una base dove abbiamo implementato una serie di servizi anche anagrafici, perché ovviamente già stavamo andando in una direzione
di digitalizzazione dei servizi comunali, ovviamente a maggior ragione oggi con questi problemi di distanziamento sociale spingiamo ancora di più. Infatti attraverso questo sistema cercheremo un po' di rendere più comoda la vita dei cittadini pescaresi attraverso lo scarico di questo strumento, che permetterà ad esempio di fare anche certificati anagrafici senza recarsi presso gli sportelli, rispondendo a due ordini di motivi. Uno è ovviamente la diminuzione di personale degli enti locali, e quindi un fatto oggettivamente interno. L'altro, rispettando le norme sul distanziamento sociale, che permetterà non contatti tra l'utenza e i dipendenti del Comune di Pescara, che ovviamente saranno un po' sollevati da questi contatti e dal lavoro da fare. In questo modo il Comune di Pescara va verso quelle che sono le esigenze del territorio e vuole avvertirli puntualmente di tutto ciò che avviene sul territorio. Infatti pensiamo ad esempio a una chiusura repentina di una scuola dovuta a motivi meteorologici. Attraverso una notifica push, quindi ricevendo una lampadina, una notifica sul nostro telefono, il Comune dirà: guarda che ti vogliamo dire una cosa. Il genitore potrà aprire questa notifica e dire ad esempio: la scuola è chiusa, sperando che riapra al più presto ovviamente. Poi auspicate che un maggior numero di cittadini possa iscriversi e possa scaricare questa app? La finalità della conferenza stampa è proprio questo, il messaggio: scaricate questa app, proprio per fare in modo che la più cittadinanza possibile possa accedere ai servizi innanzitutto e alle comunicazioni che il Comune vorrà dare alla cittadinanza tutta per rendere più comoda la vita, la chiusura di una strada, l'interruzione di un servizio idrico, qualsiasi cosa. Vogliamo rendere comoda e vivibile sempre di più la città di Pescara attraverso la tecnologia. Parliamo di sport adesso, perché questa è una giornata fondamentale per la ripartenza del calcio. Alle 18.30 è previsto l'incontro in videoconferenza tra il ministro dello sport Spadafora, il presidente della Federcalcio Gravina, i presidenti delle quattro leghe calcistiche e quelli di Asso Calciatori, Asso Allenatori e Arbitri. In ballo ci sono le date per la ripresa dei campionati e anche le modalità. Intanto ci sono le prime mosse per la prossima stagione e, in attesa di conoscere la categoria Serie D o Eccellenza, il Chieti ha annunciato il ritorno in panchina di Alessandro Lucarelli. Il Chieti guarda avanti e sceglie subito il nuovo allenatore. Si tratta di Alessandro Lucarelli. Per lui è un ritorno. Lucarelli aveva già guidato il Chieti nella stagione 2018-2019, subentrato a Umberto Marino, ha condotto i neroverdi ad una finale di Coppa Italia, ma soprattutto alla vittoria del campionato di Eccellenza con promozione in Serie D. In una situazione normale ci sarebbero state le condizioni per una conferma, ma le incertezze societarie e l'avvicendamento laborioso tra l'ex presidente Di Giovanni e l'attuale proprietà, composta dal duo Trevisan, patron, e Mergiotti, presidente, hanno raffreddato il quadro tecnico e alla fine la nuova dirigenza ha optato per Alessandro Grandoni. Come sia andata la stagione è storia nota. Questa volta pochi dubbi per la società. Si riparte dal 46enne allenatore vezzanese, un accordo già ufficializzato e che prescinde dalla categoria. In caso di Eccellenza l'obiettivo sarà vincere, cosa non semplice visto che c'è il concreto rischio che il prossimo massimo campionato regionale possa avere in aste di partenza Chieti, Lanciano, L'Aquila e Avezzano. In caso di Serie D l'obiettivo sarà salvezza, ponendo le basi per un progetto di rilancio. Proprio la prossima categoria resta l'interrogativo principale sia in casa Chieti che in casa Avezzano. Le due società, come detto, hanno aderito al comitato Serie D Salviamoci e percorreranno tutte le strade, anche quelle della giustizia ordinaria e del ripescaggio, pur di mantenere la quarta serie, a dispetto del progetto del direttivo della Lega Nazionale Dilettanti, che le vuole retrocesse come tutte le ultime quattro in classifica nei 9 gironi. Si aspetta il Consiglio federale del 3 giugno, che dovrà accogliere in toto, modificare o respingere la proposta del direttivo dei dilettanti. Spero che invece il Consiglio federale del 3 giugno possa ribaltare la proposta e annullare la stagione come avevo sempre prospettato, con una sola promozione per scontentare meno società possibili e azzerare le retrocessioni. Credo che questa sia ancora la strada più giusta. Facciamo parte di questo comitato Salviamoci, delle 36 società che sono state di punto in bianco rispedite in un campionato regionale, perché crediamo che sia giusto. Faremo la domanda di ripescaggio perché credo che il punteggio del club sia tra i più alti
tra quelli che appunto si trovano nella nostra stessa situazione, e soprattutto faremo il ricorso al TAR. E siccome credo che sia stato violato un interesse legittimo da parte della Lega Nazionale Dilettanti con questa decisione assurda, è giusto anche che mi batta per due colori, per il valore della maglia, per i sacrifici economici, temporali in questi 10 anni di presidenza. Questo era il nostro ultimo servizio, vi ricordo che i contributi che avete visto sono già disponibili on demand sulla piattaforma YouTube e anche sul nostro sito web www.tv6.it, oltre che sui nostri canali social. Prossimo aggiornamento con il nostro telegiornale alle ore 19, per il momento grazie per la cortese attenzione e buon proseguimento di giornata.